Charlotte Riley ha salvato Tom Hardy da una vita falcidiata dalla miseria e l'attore l'ha sbalordita con una sorpresa a dir poco impensabile. I'm an addict and alcoholic, so I have my ups and downs. L'eccessiva pressione del suo primo matrimonio con Sarah Ward e il difficile esordio nell'industria cinematografica avevano creato un mix letale che aveva portato Tom Hardy a lasciarsi andare alle cattive abitudini. Made a lot of mistakes, upset a lot of people, got arrested a lot. I would step on my own grandmother, you know, to get a beer, like to get a bottle of whiskey. In poco tempo aveva già toccato il fondo, tant'è vero che di punto in bianco si è ritrovato senza il suo primo amore. A volte devi perdere qualcosa che è molto più importante dell'alcol per rendertene conto. Così facendo, l'attore classe 1977 ha cominciato a comprendere l'errore che stava commettendo e alla fine ha deciso di cambiare drasticamente la sua vita, facendosi curare in un centro di recupero. Eppure non immaginava affatto che in questo suo lungo ed insidioso percorso ben presto avrebbe conosciuto una persona pronta a dare un senso alla sua vita. Dopo essersi lasciato alle spalle i vizi, Tom Hardy ha intrapreso una storia con Rachel Speed, con la quale ha concepito il primo figlio, e anche se non era destinato a vivere per sempre con lei, pian piano la sua vita cominciava a prendere la giusta direzione. And it's okay to fail. In fact, you learn more from failing and humiliation in my game than any other that I know. Una constante habilidad de aprender de sus propios errores, evitarlos y crecer por completo a partir de situaciones en las que pues se ha visto involucrado. In questo modo l'artista ha evidenziato la sua immensa capacità di resilienza, una qualità che gli ha donato qualche mese dopo un ruolo fondamentale che avrebbe letteralmente cambiato la sua vita. Una miniserie nella quale avrebbe recitato da protagonista assieme a Charlotte Riley. Una volta sul set, Tom non ha potuto evitare di provare un feeling speciale con l'affascinante attrice, ma lei non ricambiava i suoi sentimenti, ragion per cui la star britannica ha dovuto mettere in pratica tutte le sue strategie di conquista per aggiudicarsi un posto nel cuore di colei che ben presto sarebbe diventata la sua anima gemella. She was Cathy to my Heathcliff in Wuthering Heights, and luckily we you know. An onset romance? Well, we became very good friends there, and then we went on to do the take together. Then after Warrior, we got together. Alla fine, il piano del camaleontico attore ha dato i suoi frutti, visto che un anno dopo ha chiesto a Charlotte di sposarlo. E anche se la loro unione è stata ufficializzata soltanto 4 anni dopo, la verità è che aspettare il fatidico giorno non è mai stato un problema per Tom. Posso aspettarla a lungo e darle tutto il tempo che desidera. Io sarò sempre qui. Nel 2015 due innamorati hanno accolto il loro primo figlio assieme. 4 anni dopo hanno dato il benvenuto ad un altro pargoletto, il terzo figlio per l'attore. Essere genitore ti fa riflettere su come vivi la tua vita. Ho commesso innumerevoli errori e ho causato enormi problemi ai miei genitori, destando in loro un'enorme preoccupazione. Essere padre è un onore e io sarò sempre accanto ai miei figli per aiutarli ad affrontare gli ostacoli. Ecco come Tom ha dato inizio ad una nuova vita, priva di eccessi e feste mondane, focalizzandosi al 100% sulla sua famiglia, decisamente grato per tutti i traguardi raggiunti. And I've made a lot of decisions which could have ended up in very, very different circumstances and led me to a place which is very, very different to where I am now. Tramite la sua storia, l'accattivante attore dalle molteplici performance ha cercato di motivare altri giovani, prigionieri della loro stessa vulnerabilità, a trovare il proprio cammino. I want to help other people and I'm really grateful for the things that have happened in my life. It could have gone the wrong way. Más allá de hacer algo hoy en día por la gente que está pasando por lo mismo, es compartir tu experiencia también para tratar de ayudar a esas personas. El qué te ayudó a ti, el evitar que la gente pase por lo mismo que él, ¿no? Quizá no tienes que llegar a tocar fondo para pedir ayuda. Oggi entrambi gli artisti si godono la famiglia tramite un amore incondizionato ed un affetto reciproco, dimostrando che ogni ostacolo può essere superato con successo quando si è accanto alla persona giusta.